Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! No, fidati. Sta bene, vero? Poi tutto nero non si vede, ma io vi assicuro che sembra uno No, spavento pazzo. sta bene, Ma sta stai bene. malissimo. Dai, 500 euro. Orribile quel giubbino. Non No, vale 1000 sta bene, euro. benissimo. Mi dispiace, ma fa cacare. Beh, vuoi per Guarda, Tiago? tieni. Ma a Tiago sta Prossima bene. volta farai un acquisto migliore. Ma Tiago la può usare come coperta? Sì, esatto. Dei Barberi. Di che odore ha? merda. Un po' l'odore di te. Sì, Sì, è stata la esatto. cosa più intelligente che ho fatto nella mia carriera. Basta. Ho svoltato. F. Era un po' preso male. Ah, chissà, guarda, Vabbè, sono dei ma cazzi suoi! no, ma infatti, Sono dei ma guarda che se cazzi suoi. fosse, cioè, se non, ave, non mi avrebbe fatto entrare se non avesse voluto. Vabbè, basta, andiamo su TikTok. No, 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 no! Vabbè, ok. Mamma mia, bro, non fa ste cose. Così, magari mi appariva un porno che ho registrato l'altro giorno, Agonostro. Io vendevo le Punto. IQOS, quindi. Veramente, io vendevo il fumo, penso. No, sono sicuro di passaggio perché Ah, erano a vedere il certo. Milan. Ah, ok, mia, ok. No, ma non, io non è che mi sono arrabbiato. Questa No, storia, tanto no, l'ho detta anche con lui. E lui mi ha detto: devi capire che sono un ragazzo di quartiere, no. È un orgoglio del sono nato quartiere. Vabbè, nel però almeno quartiere. comunque si è comunque Sì, sculato, è no, comunque un comunque bravissimo, educato. molto educato. Infatti, con lui sono in ottimi rapporti. E ha riconosciuto il fatto che comunque non può farne a meno perché se lui non fosse riconoscente alla sua gente, quando poi torna a casa. Ha problemi nel quartiere stesso, cioè deve fare così, Oh, capito? sì, perché Però sei non c'è tu. il lo vedi? L'outfit. Molto trap. No, però. Secondo Sì. Ci sta. me è Oh, questo. Giulia è soddisfatta dell'outfit che ha appena creato. Sì. Giulia, non vedo l'ora di venire all'Amber. Non vede l'ora proprio. Vedo l'ora. Secondo me ora si veste davvero, era stato così. Esatto, dormirà vestita così e si truccherà anche fino a sabato. Si farà così. Esatto. E il trucco invece, che trucco farai? Allora, metterò il glitch. Una volta ho No, rubato grazie le Anto, tasse grazie e avendo bello. giustamente scoperto Adesso abbatevi, ragazzi, porca miseria. l'inerzia è normale, ma pure la fiducia che ho da parte Grazie, vostra Fixrem. andrebbe un po' a risentirsi. Vabbè, a noi Cioè, che non cazzo ce ne male, frega se non sarei paghi le tasse? stupido. Il mio obiettivo non è quello di fare i soldi e scapparmene via. Il mio obiettivo è quello di rimanere nel cuore delle persone per più tempo possibile, lasciare un qualcosa di bello, Lo costruire un riposto, però qualcosa comunque di. vai. Adesso facciamo la gara di chi è più Va viziato, bene. ok? Io non ho mai avuto, cioè, sono cresciuto in strada. Cosa vuol dire in strada? In strada? Sei cresciuto nei marciapiedi? Cioè No. tu avevi la brandina nel No, marciapiede? cioè, nel senso, sono comunque cresciuto con quello che avevo, con quello che Non è che io sono trovavo. cresciuta nel lusso, cioè. E dove sei cresciuto? A Legnano. Capito, io invece a Baggio Muggiano. E quindi io non abitavo Però c'è la vita che a Legnano. va via! Mamma mia! Simone! Simone! Mi hai spaventato! Miseria. Niente, cioè il gattino adesso è l'ultimo dei problemi, cioè qua veramente la vita è persa. No, ma almeno Basta, però non finire con uno schianto. aspetto, Cos'hai? mi faccio spaventare, Veramente sono spaventato, c'era un gattino, cosa basta ha detto che c'era? Certo. Ma dov'è che devo far vedere di là? Si vede? Cos'è che c'è scritto? Baby girl. A baby girl? Era sotto se baby mama. Sì, però mi sono sempre chiamata così su TikTok, quindi ho deciso di chiamarlo così, perché piercing e capezzoli li ho fatti, raga, che male, mamma Ah, mia. e Li li ancora? ho tolti. Veramente? Sì. No, fastidio. No, ma prendevano un sacco di infezioni, erano. Poi non si cicatrizzavano mai. Comunque puoi anche togliere le cuffie, tranquillo. Oh, wow, com'è bello sentire adesso. E basta scrivere furbo. Mica mi ha fatto vedere un tatuaggio perché hanno sta roba ogni volta che. Cioè, scrivono Ne ho anche uno furbo. qua. Vediamo. Come si fa? Beh, C'è questa il non si vede. microfono. Bello, farfalline. Bello. Grazie. Cioè, ragazzi, furbo. Fai dei tatuaggi, non è che è Ma li hai anche No, fatti vedere sono su di TikTok? lavoro. Allora, Shiva, Era Shiva. Shiva e esce su album questa settimana. Ok. Ma si sapeva questa cosa, Sì, Steve? sapevo, sapevo. Ma Manca Steve, in lui. base alla No. risposta, l'uscita dell'album che. Sai che a No, volte i si rapper li sapeva. droppano senza dirlo, no? Esatto, Ti si sapeva. immagini, No, si dice. sapeva, manca un giorno, Sì. Sai chi è? Sì, lo so chi è. Allora, lui. L'hai conosciuto? Ti è No, è capitato? appunto, non l'ho conosciuto, È un coglione. quindi non lo posso dire. Insomma, No. se mi dici quello che vedo, non rispecchia, diciamo, quello che io farei, insomma, ecco, io non sono molto da quel mood lì, balletti e robe, però Ok. magari Oh, dice no invece. che non si sapeva. Ok.
La gente non sapeva che esce l'album di Shiva. Non sapeva? Boh, vabbè. Ma magari non esce, non lo so io, eh. No, ma è una cosa vecchia che mi ha detto 2 o 3 anni fa. Ok. Boh, vediamo. No, non fate reazioni così. Che magari... Ma è una roba vecchia. Sì, no, ma... Sì, ma l'ha detto 2 o 3 mesi fa. Che non so. Sì, infatti. Poi ah, ma tu sai che so fare la roba, bro? Cosa? A proposito di ho ho ho, eh. Hai presente Clash Royale? Sì. Ho ho. Ma quale, aspetta, che personaggio è? Non devi ridere, però, eh. No, ma dimmi qual è, no, tu ascolta e basta, non ridere. Porco, tu è uguale. Rifallo. E cos'è, sono i barbari? No, no, è l'emoji quando la mangi. Ah, è vero, la, quella che ride. Sì. Porco due. Social alla Rai. E magari più sarebbe il direttore artistico. Esatto. Quindi Fede, che comunque dopo Amadeus, che comunque già ha fatto un grande passo verso la generazione Z. Fede è uno che ne capisce tanto. Però ha avuto quello sbatti con la Rai ai tempi. Ah, è vero, no, vero. No, però quest'anno se c'è sua moglie faranno qualcosa. Sì, sì. Ma cioè, dopo lo sbatti che ha avuto, di addirittura presentare Sanremo. Sì, sì, ragazzi. Dobbiamo spostare Sanremo su Mediaset per sentire Silvio. Esatto. Che schifo, mamma mia. Però... Ma però cosa? Ma non è che ci sono delle ragazze che ce l'hanno e tu non lo sai? Invece capisci che in realtà se lo fanno bene. Ecco, lui ce l'ha. Non scammarmi, ti prego. Sì, no. Lui ce l'ha. Tipo, no, stai eiaculando, stai eiaculando. La vacca. Ogni tanto eiacula. Purtroppo. Così. Dai, Simone, però sta bene il gatto. No, ma devo castrarlo. Quindi ogni tanto. Che va? Basta. Spacco la faccia, capito? Sta di cazzo. Fai il bravo la prossima volta. Cosa sono? Ma ti guardo io così, però. Cioè, come cosa sono? Come faccio a sapere Garibaldi, la sua faccia? Chi è, ma chi cazzo se la sa la sua faccia? Sai chi è Garibaldi, vero? Sì che lo so. Chi è? Un importante. Aspetta, io me lo ricordo. La stazione. Sì, capito, la stazione Garibaldi non è che nasce perché c'è uno stronzo che... No, è che lo so. Qualcosa a Milano è successo con Garibaldi. Cosa che ha fatto Garibaldi? Cosa ha fatto Garibaldi? Ha fatto una guerra. Importante per un 1861. Cosa c'è stato? La guerra. Quale? Raga, che cazzo ne so. Una roba molto importante, eh? Unità d'Italia. Ah. E Garibaldi è importante nella Unità d'Italia. Stai piangendo? No, non sto ridendo, e quando rido troppo piango. Non ho capito. Va bene. Lo zabaglione. Si è raccontato con la gente? Bello, sì. Vedi che sono argentino. A me sono nato a Caracas. Caracas è in Venezuela. Ma sì, prima della guerra della franco-prussiana. Poi l'hanno spostato in Argentina per 2 mesi, io sono andato nel primo mese e poi l'hanno rispostato in Caracas, cioè in Venezuela. Te lo giuro, fidati, me l'ha detto. Sì, ho scordato, però. Vedi che Giulia ne sa. Un pochino. Vabbè, Giulia, ci vediamo sabato. Dimmi. Ciao. Ciao. Capisco se non è troppo lontano. No. Ma potrei... se vuoi porto la macchina sotto casa tua. Va bene, va bene. Ma è tutta parte da Piacenza. Vabbè, no, ragazzi di 1,50 m, cioè, vabbè, una ragazza di 1,50 m mi arriva qua, magari. No, qua. Sì. Sì. Vabbè, lì, cioè, adesso non è che sono 2 metri, insomma. Però sì, io sono... Maranza. No, ma sono vestito un po' da Maranza? No, non no, troppo. No, sta felpa si sto fuck you, Minchia, allora sì che sei un Maranza. No, vabbè, però ci sta, non sono Maranza. Ah, è vero, la cintura Gucci, è vero, sì, è vero. Sempre cominciato dai vostri insulti. Ah, è vero, tu nei tempi, minchia, ti incazzavi per ogni cosa. Ero odiato da tutti. È vero, eri proprio odiato. Invece sei un figlio e ti amano. Esatto, perché sono diventata più carina e simpatica. Sì? Sì, hai fatto un percorso di maturazione di simpatia? Esatto. E com'è che è iniziato questo percorso? Dagli tuoi insulti.
quindi sono stati ottimi per crescere. Ah, bene. Ma che bello, guarda quanti cuori viola. Esatto, perché comunque, cioè, prima avevo gli insulti, adesso i cuori viola, quindi vuol dire che... Nico, quando è che l'hai fatto? Mamma mia. Sì, Nico ce l'ha con me. Come, perché? Ma sì. Tanto adesso... Non può guardare. No. Però... no, però... No, però... Salutone.